Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che hai reso mirabile per umiltà e obbedienza il beato Giacomo da Ulma, fa che, vincendo le seduzioni del mondo, ci conformiamo sempre più alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Giona. Giona provò grande dispiacere e fu sdegnato. Pregò il Signore. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno, e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali. Parola di Dio. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sia attento alla voce delle mie suppliche. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Tutte le genti che hai creato verranno e si prosterranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore, l'Evangelo di Luca, deviando la nostra delicta. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano. In questa breve meditazione sulle letture appena proclamate, in particolare anche su questo beato Giacomo, che era così devoto nella recita del Padre Nostro, perché nel Padre Nostro è contenuto tutta la preghiera del cristiano, in modo particolare la versione di San Matteo, perché oggi la liturgia ci presenta la versione più semplificata di San Luca, che è il grande pittore della Madonna. San Luca era di origine pagana ed ebrea, medico quindi, e non ha le stesse conoscenze di San Matteo, che era un ebreo, anche se un pubblicato considerato un grande traditore. San Matteo è ancora più preciso, più profondo nel farci conoscere il Padre Nostro. E la liturgia di oggi è ricca di insegnamenti, soprattutto nella prima lettura. Siamo verso la fine del libro di Giona, nel quarto capitolo. Abbiamo visto in questi giorni scorsi, tutta la storia di Giona. Storia che è molto difficile da comprendere, che è perfettamente in sintonia con il Vangelo di oggi. Perché il Signore nel Vangelo ci dice oggi di perdonare, perché il Signore perdona i nostri peccati nella misura in cui anche noi perdoniamo coloro che ci hanno fatto del male. Rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, il debito del peccato. E Gesù nei giorni scorsi ci ha raccontato quella bellissima parabola sul perdono. È necessario la parabola dell'amministratore, il quale devono restituire il debito a questo amministratore. Uno deve restituire una piccola quantità e l'altro una quantità incredibile, 10 talenti, sarebbe una grandissima quantità di oro. E il Signore ci dice: e tu non hai avuto pietà come ho avuto pietà di te? Così ci dice anche a noi: quanto t'ho perdonato, e tu hai saputo perdonare il tuo fratello? Ciò che Giona per Giona risulta molto difficile. Abbiamo detto nei giorni scorsi, siamo circa 700 anni prima di Cristo, durante il regno di Israele di Geroboamo II, il periodo degli Assiri, l'attuale, sappiamo, Mosul in Iraq del nord, sia la città dove è l'antica Ninive. Abbiamo detto come gli Assiri erano un popolo crudele. Sicuramente Giona ha visto tante atrocità da parte degli Assiri, un popolo barbaro, un popolo che impalava le proprie vittime, i propri nemici, che squagliavano le proprie vittime. Erano veramente, sicuramente Giona avrà assistito a tante crudeltà, per cui quindi tanto risentimento, rancore, forse anche odio verso gli Assiri. E quindi Giona non vuole andare a predicare per la conversione degli Assiri di Ninive, perché sa che è un popolo crudele che ha fatto tanto tanto del male. Così quante volte abbiamo difficoltà anche noi di perdonare coloro che ci hanno fatto tanto male. E il Signore che cosa dice a Giona nel Vangelo? E cosa dice a Giona? Io sono il padrone della vita, non tu. La vita qua giù non è la vera vita, è soltanto una prova, dice sempre il padre per i figli spirituali. Io sono il Signore, l'Adonai in aramaico, e il Kyrios. Io ho la signoria sul mondo, sulla tua vita e sulla vita degli abitanti di Ninive. E il Signore dice una cosa molto bella: in Ninive ci sono circa 120.000 persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Che significa? Secondo alcuni padri della Chiesa significa che erano soprattutto bambine, gente semplice, gente che magari non si rendeva neanche conto. Allora il Signore: io avrò pietà di loro, si chiederanno perdono. E si sono pentiti, abbiamo visto la liturgia di ieri, come hanno fatto penitenza, si sono vestiti di sacco, di cenere, hanno chiesto perdono a Dio. E ha avuto pietà perché queste anime vittime, queste 120.000 persone, sicuramente la città di Ninive è una città grandissima, occupava più di 500.000 persone, mezzo milione, è una città importantissima, è la capitale quindi della Siria. Il popolo quindi si pente
il Signore ha avuto pietà, come abbiamo ascoltato anche nel Salmo responsoriale, che è un salmo bellissimo. Signore, tu sei misericordioso, misericordis, cioè ha un cuore pieno di pietà per chi si pente, per chi chiede perdono. Questo Salmo 85 dice proprio così: pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno, grido, abbi pietà, ho sbagliato. È quello che dobbiamo dire anche noi nel confessionale: io ho sbagliato, nella vita passata ho fatto cose che non dovevo fare, ho rubato, ho imbrogliato, ho praticato l'aborto, ho commesso atti impuri di omosessualità, ho tradito mia moglie, sono stato cattivo, ho fatto del male al mio prossimo e a me stesso soprattutto con il peccato. Ho sbagliato, abbi pietà di me. Anche bellissimo Salmo di Davide, 50, dopo il gravissimo peccato con Bezzabea, l'omicidio di Uria, anche lì questo bellissimo Salmo 50, Davide, il grande re Davide, siamo circa 1000 anni prima di Cristo, chiede perdono a Dio, e la misericordia di Dio è infinita quando l'uomo chiede perdono. Difatti Tessa della Sapienza dice proprio questo: Dio si inchina di fronte al lumine, ha pietà, ma allontana, disprezzo il superbo, l'uomo orgoglioso che non riconosce di aver sbagliato. Allora dice: pietà di me, grido. Così deve essere anche noi, gridare verso Dio, abbi pietà, notte e giorno, senza mai stancarci, dice Gesù nel Vangelo, rallegra la vita del tuo servo, io sono tuo servo. Noi siamo servi, Dio è il Signore, Giona, io sono il Signore. Vedi quel ricino? Io l'ho fatto crescere da nulla e l'ho fatto perire io, perché io ho il potere. Io voglio avere pietà, e tu hai più pietà di quel ricino, ti sei rattristato per questo ricino, che non è niente, e non hai avuto pietà di questa gente. Addirittura sono 120.000 persone che non sanno distinguere la destra e la sinistra, cioè i bambini, persone innocenti. Io ho avuto pietà perché hanno chiesto perdono. Tu sei buono, Signore, e perdoni, dice il Salmo. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Ecco quello, Signore, dobbiamo metterci in ginocchio davanti a Dio. Ho sbagliato. Poggi l'orecchio, ascoltami, Dio, la mia preghiera. Sii attento alle mie suppliche, ti supplico, ascoltami. E dobbiamo dirlo sempre, senza mai stancarci. Gesù molte volte ce lo dice nel Vangelo con quella vedova importuna, sempre deve, come verso il giudice disonesto. Dio vuole questa preghiera. Sant'Alfonso Maria de Liguori, nel trattato sulla preghiera, dice che le grazie sono proporzionate alla nostra preghiera. Quindi è importante, l'arma potente della preghiera. I padri della Chiesa per la fan dicono qualcosa di più, tutti i padri, soprattutto San Giovanni Crisostomo, il patriarca di Costantinopoli, attuale Istanbul, e tutti i padri della Chiesa insistono che la preghiera deve essere sempre unita al digiuno e all'elemosina. Sono tre cose inseparabili, preghiera, digiuno e elemosina. La tua preghiera è efficace se è accompagnata dal digiuno e all'elemosina, dicono i padri della Chiesa. La tua elemosina è gradita a Dio se c'è la preghiera e il digiuno. Così digiuno e grida a Dio se c'è la preghiera e le mosse, sono tre cose inseparabili. Non c'è vera preghiera se in te c'è, manca l'elemosina, sei una persona egoista, taccagna, attaccata a te, alle tue proprietà. La tua preghiera non è gradita a Dio. E così se manca il digiuno, la penitenza. San Giovanni della Croce indica nel suo trattato, soprattutto nella salita a Monte Carmelo, due binari fondamentali che vanno insieme, la preghiera e la penitenza, la purificazione. Così anche Santa Teresa d'Avila nel suo castello interiore. I veri gradi della preghiera sono sempre accompagnati dai veri gradi della purificazione. Penitenza, elemosina, il distacco. E quello è anche il tema del Vangelo di oggi. Ed era beato Giacomo, il cuore era tanto devoto a pregare con attenzione il Padre Nostro, perché nel Padre Nostro c'è tutto. Il Signore ci ha insegnato una preghiera che già conoscevano gli ebrei, la soltanto perfezionata, una preghiera in cui si rivolge a Dio con l'appellativo di Padre. E stesso San Paolo ci dice nella sua bellissima lettera: Abba Padre. Dio viene chiamato con Abba, in aramaico vuol dire papà. È l'appellativo con cui i bambini chiamano i propri genitori papà. Questo deve essere, perché in noi c'è la presenza di Dio, che l'abbiamo ricevuto con il battesimo, con la grazia santificante. Lo diciamo proprio nel Padre Nostro, ci dice Gesù: chiamare Dio col Padre significa avere in noi lo Spirito Santo con il dono della pietà. Lo Spirito Santo e la pietà significa sentire questa filiazione divina.
Allora, quando si pregavano, soprattutto i padri del deserto, non riuscivano a concludere il Padre Nostro. Molte volte i padri si dice: ma quanti Padri Nostri hai recitato? Uno solo, una giornata. Perché di fronte alla parola Padre andavano in estasi. Possibile che Dio è il mio Padre? Ecco, quello è il dono della pietà, che ti fa sentire tutto l'amore, la paternità divina. Però è questo un dono dello Spirito Santo. E così per il Beato Giacomo, sentire queste parole insegnate da Dio, e stesso Signore ci ha insegnato, Dio ci insegna come vuole essere pregato, e soprattutto che deve essere santificato il nome di Dio. Che significa? Che noi abbiamo ricevuto col battesimo la grazia santificante, il germe, che deve svilupparsi, cioè dobbiamo fare spazio nella nostra anima in Dio, perché Dio deve agire in noi e in noi si deve manifestare la santità di Dio. Quando l'uomo è retto, fa la volontà di Dio, Dio si manifesta in lui, come è successo con tanti santi. Santa Caterina da Siena, quando andava in preghiera, andava in contemplazione, il suo corpo diventava tutto luminoso, splendente, si vedeva proprio, si manifestava anche esternamente la santità di Dio. Così in tanti santi, andavano in estasi, San Giovanni da Copertino, e volava in alto, aveva il dono della levitazione, cosiddette dei doni gratis dati. Così tanti altri santi, questi doni, che lì si manifestava proprio anche in maniera visibile la santità, la presenza di Dio. Ecco, questo vuol dire: sia santificato il tuo nome, Padre. Questo deve essere, che venga il tuo regno, che il tuo regno deve essere presente in ogni uomo, il regno dell'amore, il regno del perdono. E questo è fondamentale per la nostra vita spirituale, perché nel Padre, nel recitare il Padre Nostro, noi diciamo tutto, ma soprattutto chiediamo al Signore la cosa principale: perdona i nostri debiti, come è stato difficile per Giona. Quando è stato molto difficile, perché conoscendo la crudeltà degli assiri vuole la vendetta. Si sono pentiti questa generazione, ma la generazione successiva degli assiri no, si sono di nuovo allontanati da Dio, hanno invaso la Samaria e hanno confuso tutti i loro costumi. E poi nel 612 avanti Cristo anche Ninive, l'attuale Mosul, siamo nell'Iraq del nord, verrà distrutto dai popoli medi e dai caldei. E quindi continua la storia così di Israele. E quindi perdona i nostri debiti, dice questo il Signore, perdona Giona. Perdona, perché quando tu perdoni, in me si manifesta la mia santità. E Gesù ce l'ha insegnato sulla croce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E la preghiera della Madonna ai piedi della croce: Signore, prendi me, ma libera mio figlio. E quindi anche noi possiamo perdonare ogni nostro debitore. E poi chiediamo al Signore: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il Padre della Chiesa, San Cipriano, nel commentare il Padre Nostro, fa notare soprattutto, donaci soprattutto ogni giorno il grande dono dell'Eucaristia. La parola Eucaristia, Eucaristia, che vuol dire proprio rendimento di grazia, ringraziare Dio. Questo sì, per questo grande dono di sé. E da cui, diceva Sant'Ignazio di Antiochia, l'Eucaristia è il farmaco di immortalità, è la nostra caparra per l'immortalità, è la nostra forza nell'Eucaristia per poter perdonare. Se tu ricevi l'Eucaristia, il Signore dà una grazia in più per saper vincere la tentazione, per poter saper perdonare i nostri nemici, a quelli che ci hanno fatto del male, come dice, ci ricorda sempre San Paolo nella sua bellissima lettera ai Romani, capitolo 12. A me la vendetta, dice il Signore a San Paolo, a me la vendetta, ma tu perdona. E vincere, non vincere il male col male, ma al contrario, vinci il male con il bene, perché a me la vendetta, tu perdoni. Anzi, dice di più, se il tuo nemico ha fame, sta in difficoltà, aiutalo, per amor mio. E quindi non abbandonarci alla tentazione. Il Signore, la vecchia versione dice, non indurci in tentazione, ma è la stessa cosa, cioè non permettere che la tentazione possa vincerci. E nel momento in cui c'è la tentazione, non allontanarti da me, perché soltanto tu mi puoi dare la forza per superare la tentazione. Ma il Signore ci dice, tu non allontanarti da me, santifica il tuo nome in me. E il mio aiuto sempre sarà presente. Ma se tu ti comporti male, non frequenti la messa la domenica, ti arrabbi per niente, sei pieno di risentimento e rancore, rispondi male al tuo fratello, al tuo papà, alla tua mamma, e sei pieno di superbia, pieno di orgoglio, sei pieno di vizi, come può esserci in te la forza per vincere la tentazione? In te domina il maligno.
Allora è molto importante che chiedere al Signore la virtù dell'umiltà, che è il fondamento di tutte le virtù, affinché il Signore possa agire in noi e santificarci e manifestare quindi il suo regno, manifestare quindi la sua santità. La parola santa nel greco ages vuol dire agios, vuol dire non terra, quelli che è distaccato dalla terra, dice Gesù nel Vangelo, nell'ultima cena. Voi siete di questo mondo. Voi siete in questo mondo, ma non siete di questo mondo. E quello ci fa riflettere che questo significa santità. Vivere in questo mondo per manifestare la santità di Dio, la presenza di Dio attraverso il nostro buon esempio, ma nello stesso tempo non essere schiavi del mondo, non farci travolgere dalla logica del mondo, soprattutto quelle dei mass media, la TV, internet e così via, che hanno tutte dottrine strane, insegnamenti che non corrispondono a quelli di Cristo. Abbiamo stato che c'è tanta confusione teologica, San Paolo ce lo ricorda nelle sue lettere. Allora chiediamo questo al Signore: Signore, dacci oggi tutti i giorni il necessario per vivere, il pane quotidiano, materiale per poter vivere, per condurre una vita dignitosa, ma soprattutto il pane soprannaturale che ci dà la forza. E dammi la forza di perdonare i propri nemici, non come Giona che ha avuto tanto risentimento e rancore. Signore, ti dice di perdonare. Vai avanti, guarda il crocifisso, quando sei tentato devi dire per amor tuo Gesù perdono, non per loro, per amore di Gesù. E poi abbiamo un grande aiuto nella nostra vita spirituale, che è la presenza della nostra mamma, l'Immacolata Cuore Redentrice, come la chiamava il Papa San Giovanni Paolo II, lo stesso Padre Pio, perché la Madonna ai piedi della croce ha sofferto. Ma per chi ha sofferto se lei è Immacolata? E la checca oritomene, dice il testo greco, cioè era piena di grazia, sempre stata unita a Dio, mai. E che significa? Ha sofferto per noi. E quindi chiedere a lei la forza sia per perdonare, la forza per dimenticare le offese, la forza per dire no al peccato, la forza di dire no delle occasioni di peccato, perché per non peccare, dice Sant'Alfonso Maria di Liguori, prima cosa è molto importante di fidare di te stesso. Non fidarti di te stesso, fuggi dall'occasione di peccati. La tua forza sta nel fuggire. Se tu sai che lì c'è l'occasione di peccato, non devi andare. Se tu sai che lì è pericolo, non devi fare. E questo significa, ecco, non abbandonarci alla tentazione, cioè fuggi l'occasione di peccato. Non c'è, dammi la luce, perché io non possa cadere alla tentazione di fare cose che mi possono far cadere nel peccato. Allora vediamo questa grazia della Vergine Santa, che è la mediatrice di tutte le grazie, la nostra Madre Corredentrice, attraverso la preghiera del Santo Rosario, attraverso la devozione alla Madonna, che è un'arma potente per crescere in noi la santità, l'unione con Dio. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati.
frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, che il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre Clementissimo, che nel Beato Giacomo hai distrutto l'uomo vecchio e hai creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati e offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella venerabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e dona a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio, la loro fraterna intercessione, ci sostengono nel cammino della vita perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza e noi, uniti agli angeli tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, i rendimenti di grazia e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore
e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo facci noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, e tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del cuore tuo Dio e dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità, nello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formato sul divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e doni te pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona del mondo, li anche invitati alla cena dell'agnello. Corpus Dominus Jesu Christi, custode anima mea in vita eterna. Amen.
Sanctus nomen nostri Iesu Christi, custodiam in me vitam aeternam.
Preghiamo. Dio onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, fa che sull'esempio del beato Giacomo da Ulma impariamo a cercare te sopra ogni cosa e portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto, e di regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre et Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Per le necessità della Santa Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, contro la perfidia e l'insidia del diavolo. Sì, nostro sostegno, che Dio esercita su di lui il suo impero, noi supplichevoli lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Da nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comando che venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Spina della sera.